Colpo d'occhio fantastico allo stadio comunale di Arezzo, gremito più che mai per il debutto amaranto nei playoff contro il Novara. Stavolta la rimonta subita da 2-0 a 2-2, anche se ha messo i brividi, si rivela dolce perché grazie al pareggio la squadra di Dal Canto vola alle fasi nazionali dei playoff. Dopo un primo tempo chiuso sulla 0-0, nella ripresa Foglia e Brunori sembrano chiudere il discorso con il doppio vantaggio, poi Ronaldo e Eusepi pareggiano i conti creando le condizioni per il tutto per tutto del Novara nei minuti finali. Un palo di Brunori rimanda la festa al fischio finale. Nelle prossime ore il sorteggio, l'Arezzo sarà accoppiato a una testa di serie, gara in città domenica prossima e ritorno in trasferta il 22 maggio. Stavolta il pareggio nel doppio confronto non basterà. Primo tempo siamo partiti un po' contratti, i primi 25 minuti, anche se non abbiamo concesso palle gol a Novara. Man mano che si è allungata la partita la squadra è cresciuta un po', normale che in queste gare qua paghi un pochettino l'aspetto emotivo perché abbiamo tanti giocatori che non sono abituati a giocarle queste partite qua. Però secondo tempo è andato via abbastanza spedito, siamo andati al doppio vantaggio meritato, abbiamo avuto tre palle gol clamorose per arrotondarlo, il risultato, e poi ci sta pure che mezzo tiro prendiamo gol e su, secondo me, un fallo abbastanza netto su Cutoro abbiamo preso il secondo, perché poi quando non ci mettiamo del nostro magari ci aiuta qualcheduno, però alla fine la squadra ha fatto quello che doveva fare, siamo contenti. Se i più giovani siano temprati dopo una partita non lo so, ma non credo, nel senso che comunque adesso più andiamo avanti più rischiamo di incontrare qualche squadrone tipo Catania o di nuovo ci può ricapitare il derby col Pisa, e quindi sono partite di enorme difficoltà. Ci sta che se andiamo a Pisa o a Catania troviamo 15.000 spettatori, è bello per loro, è tutta esperienza, tenteremo comunque di dire la nostra e di tentare di passare il turno perché abbiamo dimostrato di poterlo fare. Chiaro che dopo questa, in il prossimo doppio turno, qualche giocatore in più potrà far parte delle partite rispetto a quello che vediamo di solito, perché non posso pensare di non farlo, sono impegni troppo ravvicinati e vediamo cosa succede. Non abbiamo particolari preoccupazioni perché spendiamo tutto quello che abbiamo, quindi indipendentemente dall'avversario che troveremo tenteremo di fare il nostro. Ho fatto un cambio solo perché eravamo impacciati nella costruzione con due destri e ho visto che già loro erano schierati in modo guardingo, quindi ci hanno fatto passare la palla poco nel mezzo. Noi eravamo con due destri, quindi trovavamo poca dimestichezza, era soltanto per un motivo di piede giusto nei centrali, niente di demerito. Comunque al di là dei due gol rimontati dal Novara, Arezzo non ha perso la testa, cioè ha giocato con logica, cercando anche di, insomma, giocare dal punto di vista anche degli episodi, di far passare il tempo, insomma, una squadra più matura sotto questo punto di vista. Sì, sono partite difficili da interpretare, anche perché dopo il 2-2, peggio che in campionato, qua vai fuori. Quindi può subentrare ansia, sono stati bravi i ragazzi invece a dominarla e comunque a non concedere niente al Novara, che si è comunque schierato con quattro attaccanti più bianchi a ridosso, quindi loro nei primi tre cambi hanno fatto giocare Gonzales, Eusepi e Perulli, quindi stiamo parlando di niente. Senti, la curva strapiena così, insomma, era un bel impatto anche dal campo, immagino è stato un grosso aiuto. Assolutamente sì, è normale che oggi il fattore campo ci ha aiutato contro una squadra forte così, e speriamo che domenica, perché tanto la prima la giocheremo in casa, di avere lo stesso calore, lo stesso apporto, perché oggi più siamo meglio è. C'è una preferenza al sorteggio di domani? No, perché già in questo turno qua penso che incontrare il Novara o la Carrarese fosse difficile, perché sono due squadre forti, l'ha dimostrato la Carrarese andando a vincere a Vercelli, tra Visconti, Ronaldo, Cacia, Eusepi, Perulli, Gonzales, Sbraga, sono tutti giocatori di B, quindi sono impegni probanti per noi. Ripeto, la squadra ha fatto una buona gara e adesso con il doppio confronto abbiamo necessità o di vincerne una o di fare gol fuori casa senza prenderlo qua, e quindi diventa bella tosta, però è tosta pure per gli altri.